Da un po' di anni vi si vede, Andrea, in giro per Milano, ma non soltanto per Milano, a ripulire da queste brutture, da questi graffiti e non soltanto. Nasce così Retake, quanti anni fa? Retake nasce nel 2006, il nome è cambiato recentemente nel 2014, copiando un po' il nome che già esisteva a Roma, perché Rebecca Spitzmiller inventò questo nome. Noi, piuttosto che cambiare nome in un altro, scegliamo di rinforzare quello che già esisteva sul territorio, e quindi abbiamo cambiato nome e siamo diventati Retake Milano. È una realtà che è nata proprio per dare una risposta concreta, prima di studio per capire esattamente di cosa stessimo parlando, perché non era semplice capire dove sta l'imbrattamento, dove c'è l'atto vandalico e soprattutto dove c'è l'opera d'arte. Fatto questa considerazione, abbiamo cominciato, beh, adesso facciamo qualcosa, e quindi abbiamo iniziato a rimettere a posto la città, chiedendo autorizzazioni, permessi, coinvolgendo sempre più cittadini volontari, siamo tutti volontari, e quindi da lì siamo partiti in questa avventura che adesso riusciamo a declinare in più attività. Quando siete partiti, la gente come vi guardava? Come degli extraterrestri, dei marziani o no? Un po' sì, perché soprattutto non subito quando ci vedevano, perché quando ci vedevano, anzi, e questo capita ancora adesso, ci ringraziano, ci fanno i complimenti per quello che stiamo facendo, ma il nostro intento non è cercare il plauso, ma cercare la partecipazione, perché tutti possono partecipare alla difesa della città e a rendere bella la città. E questo è il nostro messaggio originario, che vuole essere non tanto di società di servizi a disposizione della città, ma di un'associazione culturale che vuole cambiare l'approccio verso il problema, che è quello più propositivo, di dire posso farlo anch'io con quello che riesco a fare. Siete partiti in quanti? Ma siamo partiti che eravamo un manipolo di 5-6 persone, in realtà il nucleo è rimasto fondamentalmente questo, nel senso che il gruppo storico è fondamentalmente rimasto come, numericamente lo stesso, sono cambiati, sono avvicendati altre persone, però di fatto questo è il numero, però la differenza che sostanziale è il coinvolgimento delle persone che col tempo, a distanza di anni, coinvolge migliaia di persone. Ma come funziona? Qualcuno di voi fa una sorta di ricognizione o anche avete delle segnalazioni? Anche questa è partecipazione. Assolutamente, no, in realtà ci sono modi e modalità diverse di partecipare alle take. Una, quella che noi piace di più, è quella di rispondere a un appello che arriva dai cittadini, come è successo giusto l'altro giorno, sabato. Eravamo in via Odazio, nelle case popolari dell'Aler, dove un gruppo di cittadini che abitavano e che abitano questi appartamenti volevano fare qualcosa per riqualificare il bene comune, che sostanzialmente erano le scale dove poi si accedeva ai loro appartamenti. Ovviamente è un segnale piccolo, però è un segnale importante, perché anche in quei luoghi ovviamente c'è bisogno di riqualificazione, che può da lì partire anche sotto il profilo del messaggio e poi quindi anche dello sviluppo di coinvolgimento di sempre più persone, ed è stato di supporto il nostro apporto. E quindi abbiamo cercato di dare man forte a coloro che stavano facendo inconsapevolmente retake. Trovi che in questi anni di attività si sia registrato un aumento del senso civico dei cittadini milanesi e non soltanto? Abbiamo notato appunto con i numeri che abbiamo e stiamo avendo ancora, nel senso che sempre più cittadini ci chiedono di intervenire, anzi facciamo anche proprio fatica noi che siamo volontari a rispondere a questi, noi le chiamo chiamate ai rulli, la difficoltà di sostenere dei ritmi che sono per noi veramente insostenibili per certi momenti, perché siamo tutti volontari, una famiglia, un lavoro, paghiamo le tasse soprattutto. Tanti pensano, ma io pago già le tasse, quindi non devo fare questa attività. In realtà è vero, paghiamo le tasse, però non possiamo permetterci di lasciare e abbandonare la città a delle persone che non ne hanno cura, ma soprattutto magari la stessa amministrazione non ha risorse necessarie, indispensabili per portare avanti un cambiamento. E quindi è giusto, riteniamo giusto e corretto che lo faccia colui che vive quegli spazi. La vostra prossima missione?
Ma quella dell'ADRE sicuramente è quell'attività che stavo dicendo prima, si continuerà anche questo weekend, ma avremo sicuramente progetti interessanti, molto interessanti, che riguarderanno anche il coinvolgimento di luoghi importanti della città, in quanto faremo un percorso culturale di conoscenza dei luoghi che tanti non conoscono e quindi di esplorazione di questi luoghi, dopodiché si farà un intervento vero e proprio. Per non parlare poi di quello che è l'attività col plugin, questa attività che sempre di più dall'anno scorso ha coinvolto e continua a coinvolgere diverse città, addirittura è stato il plugin internazionale. Di che si tratta? Il plugin è un'attività che coniuga l'attività fisica con il bene civico della raccolta dei piccoli rifiuti. Plogging vuol dire dal svedese plog up, che vuol dire raccogliere, jogging corricchiare, quindi si coniugano queste due attività fisiche, quello di abbassarsi e raccogliere, quello di correre, per raggiungere un obiettivo che è quello fondamentalmente di rimettere a posto un'area verde facendo attività fisica, appunto. Quindi è impressionante come questa attività, che ha preso a Milano piede dall'anno scorso insieme ad altri amici di Ritechi Buccinasco e agli amici di Verde Pisello, abbia iniziato un percorso dove sempre più persone continuano a fare plogging. Se qualcuno in qualche altra città o comune della cintura milanese volesse dar vita a un retake, basta contattarvi, gli darete le dritte giuste? Sì, assolutamente, noi stiamo sempre più coinvolgendo città e paesi intorno a Milano e non solo, perché Retake è presente in tutta Italia ormai e ci sono, appunto, da partire da Palermo, in Puglia ce ne sono tantissime, Taranto, per fare un esempio, Bari, Grottaglie, ma ce ne sono tante, Napoli, Roma, Firenze, Padova, sempre più città vogliono partecipare e dare il loro contributo alla propria città e quindi noi diamo bene o male delle indicazioni di quelle che dovrebbero essere le linee guida per far sì che tutti facciano attività senza far danni, nel senso che è importante la parte, diciamo, di permesso e dall'altra parte la parte tecnica di evitare di utilizzare i prodotti che possono far male i volontari. Amiamo quindi la nostra città. Assolutamente, dimostriamolo soprattutto.